Allora, praticamente che succede? Adesso vi spiego. Passano tutte le festività del Natale, arriva Santo Stefano, la sera scappi a prendere una pizzetta, torni a casa, qualche linea di febbre, quindi pensi, vabbè, sarà solo la freddata e l'acqua che ho preso ieri. Però che fai? Visto il periodo non chiami il medico e gli chiedi, forse è meglio che faccio un tampone, lui ti dice di sì, quindi ti metti il cuore in pace, stai a casa e aspetti martedì, mercoledì e finalmente arriva giovedì quando non ti ha ancora chiamato nessuno. E effettivamente ricevi una chiamata da Spoleto e pensi che sia per dirti che devi andare a fare il tampone. E invece no, la tagliamo corta. Cos'era successo? Ti volevano avvisare che il 25 sei stato a contatto con delle persone positive, evidentemente senza saperlo, usando tutte le protezioni del caso, ma sei stato a contatto con qualcuno di positivo. Quindi già di fatto io stavo in quarantena e mi dicono devi stare in quarantena in attesa del tampone che ti faremo. Ottimo, pensi, ma se non ce l'ho tanto il 2 o il 3 c'ho il tampone. E invece poco dopo ti chiamano per fare il tampone davvero. Risultato? Beh, in effetti nella vita cerco sempre di essere positivo e poi lo dico sempre anche alla mia gente, però questa volta positivo. Vabbè, accettiamo la sfida, siamo totalmente positivi. E così comincia davvero la mia quarantena. La facciamo insieme? Come on! Quindi essenzialmente venerdì 31 dicembre 2021 alle ore 13 più o meno comincia la mia quarantena ma da positivo. Ah, ringraziando Dio non ho sintomi, è proprio per questo mi permetto di fare questo video che vuole essere un piccolo vlog e un piccolo resoconto e un ricordo anche di questa quarantena. Con forza per tutti quelli che invece hanno dei sintomi. Ce la farete, ce la faremo. Un brindisi anche se da soli al 31. E fu sera e fu mattina. Secondo giorno. Caffettino? E fu sera e fu mattina. Terzo giorno. Bene, in questo terzo giorno è tempo di una breve riflessione. Qualcuno dopo 3 giorni è risorto, io ancora no. Attendo il tampone, ringraziando Dio ancora niente sintomi praticamente, e quindi ne sto approfittando per leggere, per stirare, per sistemare casa, per pregare. Un'esperienza strana quando non è che non puoi uscire di casa perché stai male o perché non vorresti, ma quando sei obbligato a non uscire. Però offriamo anche questa cosa, visto che non ho sofferenze fisiche, anche per quelle persone che invece in questo momento stanno combattendo davvero con delle sofferenze che non sono solo il Covid, ma tutte le sofferenze fisiche. Vai! Ci proviamo? Andiamo avanti. Mi seguite? Proviamo le mie bassissime doti culinarie. Il risultato ve lo farò vedere nel prossimo video.